Ciao a tutti, buona domenica 29 maggio 2022. Ieri nuovo record di liquidità abbinata su bettingexchange.it, in particolare su Betfair. Se vedete, abbiamo creato proprio sul sito bettingexchange.it un articolo dedicato e sulla partita Liverpool-Real Madrid ci sono stati circa 2 milioni di euro di abbinato. E si batte il record della finale di Europa League Siviglia-Inter, dove c'era 1.900, stavolta siamo a circa, cioè 1.900, 1.900.000, siamo a circa 2.100.000. E questa è una notizia molto positiva, anche perché non solo si è realizzato un nuovo record sulla singola partita, naturalmente parliamo del mercato 1x2, perché se parliamo anche degli altri mercati in genere si arriva al doppio, quindi la partita, se ha fatto 2 milioni e 100 sull'1x2, ha fatto circa 4 milioni nel suo totale. Ad ogni modo, perché è importante? Perché negli ultimi tempi il betting exchange è stato penalizzato per errori della politica e dei governi Conte e Draghi. Ora, piano piano si sta recuperando. In particolare c'era stato quel grosso problema della tassa del 0,5%, dove i bookmaker, anzi, in teoria gli utenti dovevano pagare più soldi di quanti ne guadagnavano, cosa assurda. I bookmaker si sono, diciamo, opposti e alla fine il tribunale gli ha dato ragione. Ora questa tassa non c'è più, per fortuna. Ad ogni modo, il betting exchange sta riprendendo, ma la cosa importante da ricordare è che non è tanto importante la liquidità abbinata, bensì quella disponibile. Se qualcuno mi dice: ah no, andate su .com perché c'è liquidità, fa due errori. Il primo errore è che è illegale giocare sui .com e bisogna giocare solo sui siti legali.it riconosciuti da ADM, Agenzia Dogane e Monopoli. E l'altro errore è che non sa giocare, perché se ha per forza bisogno di tanta liquidità per giocare, non sa giocare. Perché? Può essere anche un'opportunità avere una liquidità bassa, anzi, è anche meglio per certi aspetti, dipende naturalmente come volete giocare. È chiaro che se manca completamente la liquidità non si può giocare, ma tutte le partite hanno liquidità. Poi c'è quella che ce n'ha di più e quella che ce n'ha di meno. Per intenderci, se c'è un range, un punta a 12 e un banca a 30, è chiaro che lì non c'è liquidità, ma se avete un 12-14, 12-15 va benissimo. Avere un 12-13 in realtà è più un problema che un'opportunità, cioè se c'è troppa liquidità in realtà è un problema. E ad ogni modo ricordo sempre che quella che conta è la liquidità disponibile e non quella abbinata. Quindi voi potete benissimo far bene su una partita che magari ha liquidità disponibile. Quindi ne sono 12-14, 12-15, per farvi un esempio, 8-10, 8-11, ma non c'è nessuna, ancora non c'è stato abbinamento. In realtà quella è un'opportunità, non un problema. Quindi per quello che dico, state attenti a tutti questi fanfaroni che girano per il web, che vi dicono intanto di registrarvi su siti illegali, perché quello è già un reato. E poi evidentemente non sanno giocare se hanno per forza bisogno di tanta, 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 tanta liquidità. Sono scarsi, ok? Quindi vi ricordo che su bettingexchange.it trovate tutte quante le informazioni per operare bene sul betting exchange, trovate i bookmaker legali e per qualsiasi cosa potete lasciare un commento e sui vari articoli, cercateli nel menu. E quando trovate un argomento di vostro interesse, se dovete fare delle domande, lasciate un commento e vi risponderemo. Ok? Questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!